Buongiorno, questa è una guglia imperiale. Oggi faremo il ragù con la guglia imperiale, sfruttando i medaglioni che ci sono all'interno delle fette, in modo da fare sia il primo che il secondo. I medaglioni che praticamente toglieremo tutta la pelle, in modo che nel sugo viene meglio a mangiare invece di togliere la pelle e le spine. Per cui inizio la lavorazione. Prendete ogni fettina. Ricordo che per questa ricetta potete utilizzare qualsiasi pesce. Io oggi ho la guglia imperiale, per cui utilizzerò la guglia imperiale. Adesso vado a togliere la pelle. Ecco, io devo andare a creare dei medaglioni di questa grandezza. Ce ne vuole circa almeno 4 persone, quindi un braccio a persona. Tutti i vari pezzettini, quelli che si frantumeranno, serviranno invece per essere tritati. Preparato i nostri pezzi di pesce e adesso andiamo a dargli una mezza cottura. Questa volta gamberi, anche aderente, ho messo nell'alloro e un pochino di olio e dobbiamo dargli, proprio come dicevo poco fa, mezza cottura, perché d'altro il resto della cottura lo devono continuare a fare dentro il sugo che prepareremo successivamente. Questo è solo polpa, non c'è né spine né pelle. Continuiamo. E basta così. Mix ho messo mezza cipolla e una carota e li vado a tritare. Praticamente sto facendo il battuto per il classico ragù. Ecco fatto. Questo mix ho messo pezzettoni di pesce, non tutto, una parte. Pronto. Lo stesso tegame che abbiamo preparato il pesce, ho messo il battuto di cipolla e carota, un po' di sedano e un po' di finocchietto selvatico e faccio soffriggere leggermente. Appena inizia la rosolatura ci vado ad aggiungere una tazza di piselli e il macinato di pesce. Ci aggiungiamo i piselli. E il trito di pesce. A questo punto dovete mescolare rigorosamente in modo che i pezzettoni di pesce si distacchino un pezzettino dall'altro, altrimenti verranno messi interi. Invece noi li vogliamo proprio sbriciolati. Adesso ci aggiungo un po' di concentrato di pomodoro. E la passata. Nella boccia della passata aggiungereci 2 dita d'acqua. Così sciacquate la boccia, però ci serve anche a noi un pochino di liquidità. Quando ha ripreso il bollore, abbassate la fiamma e coprite, aspettate almeno altri 5 minuti prima di aggiungere il cuore del pesce. Bene, a questo punto aggiungiamo i pezzettini di pesce, io lo chiamo anche cuore del pesce, ma non è corretto perché non è il cuore, ma sono i medaglioni, quindi il cuore del trancio del pesce. Ho messo il gas, quello più piccolo, e ulteriormente lo abbasso al minimo. Dopodiché correggo di sale, e ancora non ne ho messo.
era la scintilla del pomodoro, quindi dovete regolare di conseguenza in base alla scintilla del pomodoro, potreste anche aggiungerci un pochino di zucchero. Copriamo con il paraschizzi e aspettiamo che il sugo stringa un poco, calcolate almeno altri 4-5 minuti. Stretto, il nostro pesce è pronto, come vedete. Adesso andiamo a fare la pasta, mi raccomando, o spaghetti, o rigatoni, o penne, o tagliopenne. Tutto quello che usereste normalmente per fare il vostro ragù. A dopo!